Buona giornata e ben trovati per la prima edizione del telegiornale. 5 morti e diversi feriti, e questo è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella serata italiana di ieri in una scuola elementare in California. Tra i feriti si contano molti studenti, tra cui anche un bambino di 6 anni. Il killer è rimasto ucciso. Gli scolari feriti sono stati trasportati in elicotteri in diversi ospedali della zona di Rancho Terama, dove è avvenuta la sparatoria. Una comunità di 3.500 persone. Poco prima delle 9 del mattino americane, la polizia era stata allertata per alcuni colpi di arma da fuoco sparati esattamente all'esterno della scuola. Finalmente arriva una boccata d'ossigeno per la capitanata. Le piogge di queste ore hanno dato un elemento positivo per il settore agricolo e anche per gli invasi che erano a corto d'acqua dopo la siccità che è durata più del previsto. Una boccata di ossigeno per cui il livello di Ochito è salito a 54.059.360 mm cubi. Pioggia e nebbia comunque hanno caratterizzato le località del Gargano e dei Monti Dauro, dove le temperature sono calate di qualche grado. E comunque la giornata di oggi sarà particolarmente intensa, con fenomeni di pioggia di forte intensità e anche venti di burrasca da domani sulla Puglia settentrionale. Dovrebbe essere oggi il verdetto definitivo per quanto riguarda la vicenda legata all'eliminazione della nazionale azzurra di calcio dai mondiali di Russia 2018. Infatti è convocato per oggi il consiglio della BGC, che dovrebbe decidere sul futuro sia a livello federale, probabile dimissioni di Tavecchio, che anche di Ventura, che ieri è tornato nella sua Bari. Nonostante qualcuno lo difenda, resta comunque il vero responsabile, insieme a Tavecchio, del fallimento della spedizione azzurra ai mondiali. E adesso bisognerà cercare di ripartire con facce nuove e si spera anche con un minimo di serietà. È stato presentato il catalogo delle proposte progettuali della ASL Foggia per l'anno scolastico 2017-2018, presentato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa presso il liceo Boerio di Foggia, realizzato nell'ambito del piano strategico regionale per la promozione della salute nelle scuole. Per il direttore generale dell'ASL Foggia, Piazzolla, la promozione della salute, così come la cultura al rispetto, deve partire dalle scuole. Iniziative come queste, infatti, sono un buon viatico per il rispetto delle persone e ognuno deve avere per sé, e servono anche in base a tali principi per salute, benessere e sanità. Ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento, come sempre, notizie e approfondimenti stasera alle 19. Buon proseguimento di giornata e a più tardi.